Antoinette, conoscevo benissimo, avevo fotografato nella mente ciò che era accaduto. Volevo una conferma, Mario. Dico, voglio vedere come è stato riportato anni dopo questa vicenda. Vi posso giurare che le falsità e le menzogne che io ho trovato sono cose assurde. Allora io immaginate un momento in cui leggevo quelle cose. Sei un ragazzo, uno che si deve formare, uno che deve avere la coscienza del domani, legge queste cose, molto esaltate, molto urbanizzate, poco attinenti alla realtà, come si forma la coscienza? Ecco. Allora la rete ha questo di negativo, cioè che non sai chi ti mette che cosa, chi ci mette che cosa dentro e chi è il riferimento. Purtroppo non avendo una formazione di base, quella diventa una sorta di Vangelo, per cui l'ha detto la rete, prima dicevamo l'ha detto la televisione, ora l'ha detto internet, sembrerebbe che l'ha detto internet, l'ha detto il Messia, la fine del mondo, no, l'ha detto internet, ha detto non sai chi ce l'ha messa dentro quella notizia, come è stata manipolata, che cosa vuole, dove vuole arrivare, insomma è evidente che tutto questo è un cattivo insegnamento. D'altra parte però bisogna anche dire che un giorno io immagino la rete avrà dei controlli seri e ci sarà anche una legislazione adeguata più che consente un maggiore tranquillità, un maggiore controllo, e questo potrebbe essere utile. Utile è perché momento la vita è in diretta, sulla rete la vita è in diretta e questo è un grande pregio, perché immaginate le grandi sciagure, le cose che accadono, come mobilitano immediatamente le popolazioni, come creano una catena di solidarietà, una rete, ecco, di aiuti che altrimenti immaginate solo il terremoto delle Filippine del 1980. Si disse che era stato prima a Salerno, poi a Potenza, poi rimandato in Basilicata. Se ci fosse stata la rete si sapeva immediatamente dove andare, i soccorsi sarebbero arrivati nel momento giusto e forse le 3.000 vittime sarebbero state 1.500. Quindi guardiamo la rete con una grande responsabilità, sapendo che agisce una logica di mercato, lo ha detto la scuola. E le logiche di mercato sono quelle che si vincono alla semplificazione, all'eclatante, più si è spinti più la pubblicità ti arriva, però abbiamo noi, questo è importante, la coscienza di leggere le notizie per come noi le valutiamo, senza il sensazionalismo e soprattutto di come la costruzione di un fatto avviene nel possibile nel modo migliore, altrimenti veramente si rischia di formare una cattiva coscienza. Io credo vorrei parlare prima alla fine del mondo, ma credo che è un po' per noi. Noi ti ripeti insieme, dottore Borromeo, la mattina, tutte le mattine, ci svegliamo e sugli insegnamenti di Don Gerardo cerchiamo di fare qualcosa di utile per gli altri. Questa è la nostra sintesi. Laia, su questi temi, come può fare qualcosa di utile per l'umanità, per gli altri? Grazie Carpentieri, grazie a Layard di Avellino e a Luxi di Avellino. Quello che stiamo facendo è già un modo di testimoniare un impegno che ha una valenza etica, oltre che politica, culturale e sociale. La riflessione che stiamo avviando stasera è un contributo certamente a renderci più vigili,
più attenti, più critici nei confronti di me. Io però devo iniziare con un ringraziamento particolare a tuo Gerardo, perché l'AIET è presente in 93 province, quasi in tutti i territori nazionali, e in ogni AIET provinciale c'è un riferimento all'ufficio delle comunicazioni sociali, che è una struttura della diocesi incaricata sulla carta di presidiare questo settore, che ha un valore sempre più importante anche per la evangelizzazione. Le ultime